Fuori casa abbiamo fatto fatica il giorno d'andata, abbiamo fatto delle trasferte il giorno di ritorno, Cittanova è stata falsata perché dopo 10 minuti siamo rimasti in 10, Portici abbiamo fatto una discreta partita come anche oggi. Magari un po' troppo contratta all'inizio perché magari avendo una squadra giovane sentono il peso che fuori casa non stiamo facendo risultato e magari quando andiamo sotto si liberano mentalmente e iniziano a giocare. Non dico come facciamo in casa, però fanno anche un buon calcio perché la mia squadra, nonostante giovane, hanno grossa qualità. Noi sapevamo che dopo i 5 gol del Gelbison che ha preso domenica, che beccavamo una squadra che voleva partire forte, una squadra che era concentrata, che lottava su tutti i palloni, quindi eravamo pronti a questo. Però forse eravamo un po' troppo contratti, ma questo viene secondo me perché fuori casa stiamo facendo pochi risultati. Però le prestazioni le stiamo facendo, è vero che mancano sempre meno partite, ma dobbiamo essere più liberi di mente perché siamo una squadra che corrono. Avevo paura del contraccolpo psicologico che i ragazzi potessero avere dopo la sconfitta di Messina, che è stata una sconfitta brutta. E anche perché il Roccella, perché poi sicuramente qualche scienziato dirà vabbè Roccella, sei under, vabbè. Con questa squadra ha bloccato il Troino. E quindi temevo molto questa squadra, perché è una squadra umile, è una squadra che corre. È ovvio, è inutile fare gli ipocriti, non c'ha le qualità di altre squadre, ma è una squadra molto rognosa. E quindi temevo molto questa partita, ripeto, mettendoci anche il contraccolpo psicologico che potevamo portarci dietro da Messina. Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché hanno ripreso a camminare e penso che meritano come sempre rispetto.